Ragazzi, benvenuti su Home Riding. Oggi vi porto a spasso per la Val Camonica, siamo in Lombardia, con Antonio Votino, uno dei due autori della guida Il Cammino di Carlo Magno e I Sentieri della Via Valeriana. E lui, assieme a Andrea Grava, hanno scritto una guida che ho intervistato qualche tempo fa per il canale. E oggi invece vado con Antonio alla scoperta di uno di questi sentieri. Troviamo sul ponte di Montecchio, un ponte del 1600 che si trova nel comune di Darfo Boario Terme, un ponte che è lungo il fiume Oglio e siamo al termine della seconda tappa della via Valeriana. Invece, per quanto riguarda il cammino di Carlo Magno, ci troviamo all'inizio della quinta tappa. Infatti proprio in questo punto i due cammini si incrociano, si incontrano, e poi il cammino di Carlo Magno prosegue su verso Esine, invece la via Valeriana va verso le terme di Boario e poi prosegue. Poi alle mie spalle c'è la chiesa di Santa Maria Assunta, e inoltre ricordiamo che dietro alle spalle di questa chiesa c'è l'Oratorio dei Morti, una bellezza dell'arte camuna della fine del 1400. Continuiamo il nostro cammino. Il sentiero di oggi prevede scoperta del monticolo, dopodiché incisioni rupestri che sono tipiche della Val Camonica, la zona in cui siamo adesso. Dopodiché ci fermeremo a osservare gli anemoni bianchi, sono dei fiori molto molto belli, con la speranza di trovarne a terra di qualcuno. Infatti è utilizzata per i portali, per i capitelli, per questo qui si trova, questo qui è un sarcofago funebre che sta alla della chiesa di Gorzum. Questo qua invece andiamo a vedere dopo, sono le alaparte, che sono incisioni rupestri che stanno dall'altro sotto. Lato. Sono queste, sono sotto al monticolo, e sono quelle antiche, sono presentate da me. Perché anche il castello di Gorzone fa parte della famiglia Federici. Siamo qui, andiamo verso di qua? Siamo venuti da qua noi? Siamo venuti da qua e siamo qua. Abbiamo fatto un centimetro! Incisioni rupestri. C'è qualcuno che sta espletando le proprie funzioni fisiologiche. Antonio se n'è andato, ci ha lasciato qua. Ok, la guida ci dice di andare di là a vedere il fenomeno. Quattro incisioni. Dov'è l'albero della vita? No, questi qua sono. Questo qui è un danno per le incisioni. Questa roba qua non si dovrebbero fare. La metta. Cioè qua si vede proprio il fenomeno della levigatura del ghiacciaio. Quindi questo era coperto da ghiaccio? Sì. Poi qua sono altri incisioni lì. Vediamo se riesco a inquadrare. Un'altra volta elementi religiosi. Sono stenzori, delle bare. Questa è un'epatica nobilis per immortali, erba trinità. Allora, la nostra guida propone di prendere una crostata lì. Quindi ora ci fermeremo a... quello è un bar river, e sosteremo lì. Tra l'altro abbiamo una vegetariana nel gruppo che è contentissima perché ha sentito che fanno cose vegane anche. Quindi nulla, motivo in più per andare. E
è carino. Avviciniamoci all'ingresso e arriviamo. Antonio ha trovato un amico. Eccoci. Tutti succhio? Anche food blogger oggi, eh? Sto vendendo anche nocciole al limone, cioccolato e biscotti inutili, in pratica, preso un biscotto, non c'è mai niente, tutto torta e cioccolato. Lui riconosce il cammino di, sì, questo qui di Carlo Magno. Se lo segui devi fino a Ponte di Legno. Ideato, ricordiamo, da Antonio Pellino. No, Pellino. Io non sono io, no. E Andrea di Cherry River, c'è ancora. Stiamo costeggiando il fiume ora. Siamo spostati dal fiume ora e ci siamo messi sulla ciclabile e stiamo continuando di qua. Di qua direzione, andiamo di qua, vediamo altri incisioni rupestri. Quindi le incisioni non sono, risalenti solo all'epoca primitiva. No, la particolarità proprio delle incisioni rupestri comune, che partono dall'antichità, ha diminuito la parte del, diciamo, dell'età del ferro. Fino al secondo dopoguerra? E fino logicamente alla parte con, diciamo, la realtà contemporanea. C'è da vicino dei bunker che avevamo visto prima. C'è un altro laggiù in fondo.